Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. Bene, iniziamo questa stagione. Eccoci qua. Siamo nel calciomercato estivo di luglio. Quindi, cioè, siamo a luglio, il 2 luglio. Vabbè, è l'anno 2021, ma non perdiamoci in chiacchiere. Andiamo subito avanti. Allora, la rosa con quelli che mi sono arrivati l'ho un po' sistemata e ci sono delle problematiche grosse perché sembra un controsenso calcolando che squadra siamo e da dove veniamo, ma veramente abbiamo una panchina troppo ampia, i giocatori del calibro di Ahn Sung, Mané, Svilar stesso, Edwards, Cavani, anche se sta invecchiando, Van Bergen, devono stare proprio addirittura in tribuna solamente perché ho deciso di metter loro così, qui come riserve, già loro come riserve direi che sono abbastanza forti. Comunque questa è la squadra, poi a fine calciomercato sistemerò anche il discorso capitano, chi tira le punizioni, i rigori eccetera eccetera. Comunque siamo messi così, direi che siamo messi bene, però diciamo che forse pecchiamo sulle fasce a livello difensivo, ovvero i terzini, e volendo, dato che la qualità totale, no, è più o meno intorno all'88, forse come media se leviamo i terzini, se non di più, direi che anche il COC, ovvero il trequartista, dove c'è Sanchez attualmente, se possibile andrebbe migliorato se vogliamo salire, cioè vogliamo crescere a livello di qualità totale. Comunque, resta il fatto che ho già messo in merito qualcuno, bisogna vedere se arriveranno delle offerte, ma nel frattempo andiamo avanti, iniziamo questa Coppa Precampionato, che come già dissi nel precedente video, non è affatto semplice, basta vedere le squadre che mi ritrovano in girone per capire quello che ho detto. Prima partita contro Juventus, chiaramente simulo tutte le partite, anche se si dovesse andare avanti, anche se si dovesse arrivare, non so, a giocare contro, non so, i medi di Barcellona, perché già becco Real Madrid, che secondo me è il pari del Barcellona nel gioco, se non più forti, quindi dipendentemente dalle squadre beccherò, le simulerò tutte. Comunque, intanto Lemar, Sané, 2-0, poi le new entry. Sané 5-0 addirittura, dato delle feo, fatto due gol. Seconda partita contro l'Atletico, vediamo un po' se possiamo ripeterci a livello di sostanza, non tanto di risultato. 2-0, Lemar, buono. Ultima partita del girone contro il Real, guardiamo un po'. Attualmente siamo primi e quelle dietro sono a 3 punti. Un altro 2-0, Sanchez e Sané, via, siamo passati primi. Vinciano tutte le partite. Voglio. Semifinale, giochiamo contro il Bayern, un'altra squadrona. Cioè, non lo sto nemmeno a commentare. Vediamo un po' come ci comportiamo contro di loro. 4-1. Prima vendita, Svilar al West Ham per 30 milioni. Non sto a guardare quanti poi ne posso usare perché se no mi ci arrabbio. Via, ciao Svilar. Seconda vendita, Foyt al Real per 48 milioni. Real che fra l'altro, guardate un po', pam, si becca ora. Giocherà a titolare Foyt? Chi lo sa, guardiamo. Nel frattempo, là, siamo in finale di questa Coppa V. Vediamo se riusciamo a ripeterci. O gioca davvero Foyt? Poi, subito Dio sì. Cioè, vediamo se riusciamo a ripeterci. Perché prima il Real abbiamo vinto. Vediamo un po'. Ecco, infatti. Pea, che è? Non lo so, io ho Pogba rosso. Peccato, mi sa che in finale si va fuori. Boh, peccato, ha fatto gol delle Fever l'89esimo, ci ho sperato per un momento. Niente, subito rigori senza supplementari a quanto pare, almeno così non subito scritto. Si è perso 8-3, vabbè, perdere rigori comunque ha importanza, ma relativamente, perché sono una lotteria molto random, appunto. Comunque ho visto quel rigone lì che è entrato in Real al posto di no, Starr è entrato al posto di Rigoni, io mi auguro che non sia quel Rigoni. Vabbè, comunque peccato, però grande prestazione, sono stracontento di comportamento della squadra durante questa Coppa Precampionato. Altra cessione, Edwards, ciao a West Bromwich, per 28 milioni e 600 mila. Bimbi è arrivato, guardate al punto di Sanchez chi c'è. L'ho pagato la busta di soldi, ho dato anche Sanchez. Ma eccolo lì, abbiamo anche Dybala, bello di voi, ragazzi, a livello offensivo si fa veramente paura, secondo me, ma anche a centrocampo, sarebbe un po' sistemare, come ho detto prima, queste due ossi, gli esterni, che non sono male, per l'amor di Dio, però se si trovasse qualcosa di
diciamo di più qualitativamente migliori, no, non sarebbe male. Comunque mi è arrivato di palla, ce l'ho fatta, l'ho già detto a calciomercato se non sbaglio quello di invernale precedente, che il mio obiettivo è prendere di palla, ce l'ho fatta. Eccoci arrivati qua, domenica 8 agosto 2021, finale, vabbè sì, comunque che finale, la partita sola, comunque finale di Community Shield, giochiamo proprio contro il Manchester United, squadra che se non è arrivata seconda alla fine della precedente stagione. Andiamo, voglio testare le new entries, le voglio testare. Vediamo un po', ok, così per le maglie, vai. Siamo? Direi di sì, via, gioca. Subito! Gabriel Jesus! Dopo neanche 2 minuti la sblocca lui, fa la piola, vai. Fiocchiti. Bene, direi un inizio sprint, un inizio super. Calcolando che, come ho fatto vedere a fine video precedente, questa stagione qua la giocheremo a difficoltà leggenda del campione, quindi le cose dovrebbero essere più difficili, più complicate. Comunque, 1-0, Gabriel Jesus, proprio lui. Chic 2-0 in 6 minuti sul cross di Lemar, Chic di testa, fiocchete alle spalle di De Gea, regola. Attenzione ancora Patrick Chic 3-0 al 21esimo. Mamma mia che primo tempo, mamma mia che inizio. Gabriel Jesus 4-0. Trova il pallottoliere, ragazzi. E andiamo. Calcio di rigore perché? Chi è che ha fatto il fallo? Che mi sembrava fosse lo stadio intervento. Da un calcio di rigore. Ma di vedere il play. Che non me ne sono accorto. Su Brereton. E questo rigore questo. Cioè, vabbè, a me mi fa vero nel senso, rigore a me, ma non mi sembrava assolutamente rigore. Oh. 5-0, comunque, poco fa. Non ho capito questa serie di rigore, eh. Cioè, perché ripeto, finché capita a me, dice ok, non c'è, però ben venga. Ma se mi dovesse succedere l'opposto, ovvero contro di me, una cosa del genere, io sinceramente mi potrei innervosire, perché non ha senso. Ah, è Ciccio Brereton. Anche lui mette la firma su questo super match da parte nostra. Al 64esimo, dai. Ben Brereton, che è entrato comunque, l'ho fatto entrare lui, Sterling. Ed anche chi era quell'altro, non me lo ricordo, vabbè, l'ho fatto qualche cambio e niente, sono entrati a fine primo tempo. Ah, è Deleferro, ecco chi è. Io ho gol della bandiera, Rashford. Perché posso fare un altro cambio se ne ho già fatti tre? Vabbè, comunque entra Cucurella, così. Finisce così, 6-1. Data la situazione, peccato per aver preso il gol sul finale per colpa di Rashford. Dovrei finire con lo 0. Comunque, addio peccato, non ho messo la cosa della premiazione, l'ho saltato. Comunque direi che, vabbè, tralasciando che è una partita comunque importante, che mi faceva piacere vincere, perché comunque è un trofeo, dato che, come ho già detto, l'obiettivo quest'anno è vincere tutto quello che è possibile. Direi che siamo una squadra parecchio forte, direi che giochiamo bene e le buttiamo dentro parecchie volte. Bene, 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 davvero. Eccoci arrivati alla prima partita di campionato, giochiamo contro il Crystal Palace. Tra l'altro credo che il Crystal Palace, se non erro, non me l'hai cavolato perché non me lo ricordo. Dovrebbe essere, per quanto riguarda quest'anno, una neopromossa, perché mi pare che nella stagione precedente non ci fosse. Resta di fatto comunque. Giochiamo fuori casa in trasferta, simulo. Speriamo veramente di poterci ripeterci a livello di sostanza. Anche in campionato, anche fuori casa e soprattutto simulando le partite. Perfetto. Gabriel Jesus al 25esimo, all'83esimo si segna il raddoppio per noi. E ci portiamo a casa i primi 3 punti di questo campionato. Seconda partita del campionato, in casa stavolta invece con lo Stoke. Simulo anche questa, credo che non ho visto il calendario, vi dico la verità, se non ci sono grandissime partite, cioè contro squadre forti, credo che quelle campionate le simulo tutte per far prima, sono sincero. Comunque, niente, 1-0 di Bala su rigore, per ora.
3-0. Ha rifatto con se se non. Mi preoccupa però quel cerottino di Dalot. Speriamo non sia niente, eh? Vabbè, fermo 9 giorni. Alla fine sarta eventualmente una partita barra 2. Niente di. Meno male, niente di preoccupante. Altro giocatore che ci lascia, tra virgolette, Wakefield, che va in prestito al Bolton per un anno. Come avevo detto prima, se incontravo una squadra degna, tra virgolette, di un big match, la giocavo, altrimenti simulavo. Ultima partita, credo, fatemi rivedere per sicurezza, del mese, di conseguenza del video, proprio controllarsela laggiù. Quindi direi che è il caso di giocarla. Allora, vediamo un po'. No, per male ma me ne mette la seconda. Bello, cos'è venuto fuori? Ok, vai. Poi sul 9. Io voglio far giocare il bombriere, insomma, perché ce l'ho troppo nel cuore. Così come delle fuori al posto di Saneda, se gioca sempre. Curella al posto di Dalot. E basta. Iniziamo così, vai. Attenzione, Gabriel Jesus. 1-0, la sblocca lui. E andiamo, minuto 15. Comunque, piccola parentesi, non ci avevo fatto caso, a quanto pare vai lì, credo, spero che sia squalificato e non infortunato. Comunque, ha esordito ufficialmente uno dei, spero, talenti presi dalla primavera. Vieni, valla a chiudere, Jesus. No, niente Jesus. Sané, mamma mia, che gol! Mamma mia che gol ero a Sané. Io ho detto ma io tiro, però probabilmente non è piccionaio, comunque va fuori. Invece l'ha messa lì, o nel 7 o poi ci ma è mancato. Via, partita di, lo posso dire, abbastanza chiusa, 82esimo 2-0. Da lì, lo voglio rivedere. Bello, mentre fa anche il cambio, vai. E andiamo di un'altra bella vittoria soprattutto, perché comunque sono vittorie belle e meritate, non è che sono fortunose. Ma spesso è capitato, può capitare. Bella roba davvero. Da lì anche le statistiche, cioè si è concesso solamente un tiro all'Arsenal. Quindi anche dietro non siamo male. Venduto anche Rowley all'Hoffenheim. Sono contento perché era uno che, per amor di Dio, c'è 69, eh. Però era uno che era abbastanza scarsetto e l'Hoffenheim comunque non è una squadra alta, quindi sono contento che l'abbiamo preso. Vediamo se dai da lui riesce ad andare via, accettiamo questa offerta V che tutte le volte viene scritto stop trattative. Vediamo un po'. Bene, sono arrivato alla partita successiva, ovvero quella dell'11 settembre, che giocheremo appunto in casa contro il Tottenham, che sarà sicuramente fra l'altro una deliziosa partita. E niente, alla fine non abbiamo venduto quel giocatore che vi dicevo. E, vi dico la verità, sono stracontento della squadra che abbiamo. Però speravo, come ho già detto svariate volte, ripeto, di sistemare quantomeno uno dei due terzini, magari prende un giocatore più forte, come può essere ad esempio, per dirne uno, Bellerin sulla destra, che attualmente c'ha 88. Però questa cosa non è stata possibile perché? Perché alla fine sì, abbiamo venduto qualcuno, ma non c'è, cioè, credo nessuno dei giocatori che speravo di vendere, che magari non giocano più, come poteva essere Mané. Cioè è stata un'offerta, sbaglio la verità, ho sbagliato perché ho preteso un po' troppo. Quindi mi hanno poi rifiutato la mia controfferta. Poi speravo di vendere, non lo so, quel altro giocatore che aveva uno stipendio abbastanza alto, che poteva essere un po' Cavani. Volendo, anche se preferivo di no, però Sterling, dato che abbiamo comunque delle FEU come eventuale sostituto per quanto riguarda gli esterni. E niente, questo è quanto. E poi Leno, comunque, eventualmente, perché è vero, fa comodo averci un 88 di riserva in portiere, però. Giocherà principalmente o quasi esclusivamente Oblak, quindi averci un Leno qui serve a poco, secondo me, cioè un Leno, un 88 come riserva di portiere serve a poco, però tutto sommato sono contento. E un'altra cosina che preferivo fare, ma alla fine non ho fatto perché speravo di eventualmente prendere qualcos'altro, invece poi alla fine non è successo niente, io ho lasciato perdere anche questa cosa che sto per dirvi, è quella che avrei avuto piacere a prendere qualche magari riserva giovane da poter mettere al posto dei titolari, magari o per far turnover o comunque in caso di infortunio. Riserva giovane chiaramente non intendo un 65-70, uno che avesse più o meno come qualità media 80, però
Perché è vero, quanto quella al centrocampo, ad esempio, no? Non tanto sugli esterni, potrebbe esserci Gomez, però Gomez è più un COC. Io di CDC o comunque CC non ce n'ho. Se mi si fa male Pogba, sì, lo metterò lui. Però non è il suo vero ruolo, ecco. Così come difensore centrale, c'ho Rodriguez, basta, ce n'ho altri. Speravo di vendere, non so, Anguang Song, anche se mi dispiace perché è straforte, Van Bergen per dirne un altro, però niente, lui è arrivato l'offerta buonissima, ma non ce l'hanno fatta, ha escluso il tempo del mercato e la trattativa è saltata automaticamente. Non so se poi da qui al prossimo mercato ci saranno altre trattative, che comunque possono essere gestite ugualmente, però purtroppo è andata così. Io purtroppo, però ripeto, non è che c'è una squadraccia, mi sembra che siamo decisamente forti. Solamente che mancano eventuali riserve in caso di infortunio barra turnover in alcuni ruoli. Vabbè, eventualmente spero di poter rimediare a ciò nel prossimo calciomercato. Chi lo sa, bisogna anche vendere un po', perché non è che ho tanti soldi, sinceramente. Via, detto questo, niente, la squadra è questa. Sistemerò, ora che è finito il calciomercato, come avevo detto, il discorso poi tiratori punizione, calcio d'angoli, rigori, eccetera, eccetera. Niente, guardiamo prima di arrivare proprio al ciao finale, le partite che ci attendono per questo mese, 6 partite, di cui 3 di campionato e 3 di coppa, e per entrare di cui nella coppa, nello specifico, 2 di Champions e una della Carabao Cup, che è la classica coppa di Lega. Via, detto questo, vi aspetto il prossimo video, dove inizieremo ufficialmente anche il nostro cammino in Champions League. Via, vi aspetto, ciao, ma mi è venuto in mente adesso, lo stavo per dimenticare. Come sempre vi ricordo, se volete rimettere, vai a fare queste 3 cose, ovvero lasciate un bel mi piace al video se il video vi è piaciuto, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Ora vi dico ciao. Ciao!